Il laboratorio 1 verteva sul nodo concettuale formativo del parlato. Se guardiamo le indicazioni nazionali, per la disciplina italiana c'è molta ricchezza di nodi. Il primo, che è non solo in ordine di tempo, in quanto è la prima cosa che fa il bambino, ma anche in ordine di successione, è appunto il parlato che interagisce con l'ascolto, su cui il gruppo ha cercato di approfondire gli aspetti più importanti. Siamo partiti dal concetto di nodo, di nodi nel parlato ce ne sono almeno quattro, se si vuole, insomma dipende dalla tipologia di riflessione che fa il dipartimento di una certa scuola, e noi ci siamo orientati in particolare sul parlato monologico e sul parlato interattivo, che sono proprio esattamente a specchio, in quanto l'interattivo prevede la presenza di destinatari e la loro cooperazione, e viceversa il monologico è solo un parlato fatto da una persona ascoltata ma che parla a flusso continuo. Partito allora, illuminato il concetto di nodo concettuale formativo e di parlato monologico pianificato, ci siamo chiesti qual è lo strumento per la curricolazione. Allora è stato consegnato ai partecipanti quella che noi chiamiamo, che abbiamo chiamato scheda B, che presenta le voci curricolari, che sono i processi, le conoscenze, i metodi, eccetera. Allora, prima cosa, i processi. Per orientarsi sui processi è necessario rifarsi a delle impostazioni teoriche, di cui tra l'altro ha parlato il professor Tessaro. Allora, processi come momenti importantissimi svolti dalla mente e dall'azione dell'apprendente. Processi peraltro suddivisi in, per questioni solamente metodologiche, in quattro divaricazioni, perché comprendono quelli cognitivi, quelli operativi, quelli metacognitivi e quelli interattivo-relazionali. Però prima di parlare dei processi, perché il docente si pone la domanda: quali processi andrò io ad attivare nella mia azione? Allora sono chiesti qual è il modello a cui, un modello metodologico, modello teorico a cui attingere per svolgere in classe questo nodo concettuale. Le risposte possono essere molteplici, ci sono dei modelli tecnici, tecnologici, scientifici, ci sono dei modelli più linguistici. Sono stati presentati entrambe. In modo particolare quello che poteva essere così più facilitante era il modello, quello più tecnico, quello che parte da una selezione dei materiali, delle cose da cercare per fare una esposizione monologica appunto pianificata, selezione dei materiali e poi articolazione, strutturazione, organizzazione del discorso, momento poi della esecuzione, della produzione, che interagisce continuamente con un controllo, con un autocontrollo di ciò che si va a dire e di come lo si va a dire. Tutto è studiato ovviamente rispetto al contesto pragmatico, che è quello che detta le regole per la comunicazione, e infine poi il momento qualitativo. Allora, deciso qual è il modello di riferimento, l'aula, attraverso la conversazione, attraverso il dibattito, attraverso il brainstorming, attraverso un'interazione, perché questa è stata la linea metodologica scelta, ha individuato una serie di processi. Li abbiamo messi in fila e poi, una volta raccolti nella loro omogeneità quelli che sono squisitamente prevalentemente cognitivi, quelli che sono prevalentemente operativi, quelli che sono prevalentemente metacognitivi, eccetera, e ci siamo detti: bene, adesso scegliamo uno
diciamo, sovraordinato, che in qualche maniera poi comprende anche gli altri che gli sono affini o che hanno delle analogie. Questo è stato il primo strumento che i colleghi hanno svolto in classe, quindi la determinazione dei processi nelle quattro componenti. Il secondo strumento, quindi, perché il primo era le voci del curriculum, il secondo questo. Il terzo strumento operativo che ci siamo dati, che abbiamo creato attraverso questa interazione condivisa, è stata quella di dire: bene, abbiamo trovato il modello di riferimento, abbiamo individuato, ricercato i processi, e rispetto a questi ovviamente verranno messi in atto determinati compiti, prove, compiti da svolgere in classe, che devono essere correlati tra di loro. E quindi gli indicatori quali saranno? Ecco, in classe, quindi in aula, si è poi proceduto a individuare gli indicatori, che sono ovviamente estremamente correlati anche dal punto di vista proprio linguistico ai processi che abbiamo indicato precedentemente. Una volta prese in esame appunto le voci del modello della curricolazione, si arriva alla valutazione. E allora come sarà la valutazione di un lavoro così impostato? La valutazione di un lavoro così impostato va per forza a finire nell'altro strumento che il RED, su cui il RED sta lavorando, che sta studiando, peraltro presentato anche dal professor Tessaro, che è quello della matrice valutativa. La matrice valutativa mette in fila i processi, per l'appunto, distribuiti nelle cinque voci dei profili. In qualche modo è stata solo presentata ai docenti perché esigeva un discorso più articolato, più approfondito, ma almeno come punto di partenza, per far vedere come questa congruenza, questa coerenza fra processi, metodologie, impianto teorico, costruttivo, operativo, indicatori e valutazione, deve essere una linea continua, anzi non una linea continua, ma una linea, un circolo che mostra come i processi sono appunto interrelati, si espandono, si diffondono, arrivano ad un punto precisazioni, di definizione, e poi si riespandono e si riaprono praticamente in un circolo ermeneutico che deve essere continuo e diffuso. La collega su questa tematica del parlato ha poi messo in luce anche un aspetto che si correla proprio costitutivamente con il parlato, che è quello del lessico. All'interno del nostro laboratorio, appunto, si sono esplorate alcune connessioni con il lessico, e questo senza dimenticare che il parlato si accompagna ad ogni disciplina e resta peraltro l'obiettivo di tutto il processo formativo. È importante, abbiamo visto insieme ai presenti, notare questo: nel parlato monologico pianificato gli studenti devono avere chiare le parole chiave, irrinunciabili, e quindi adottarle convenientemente. Serve anche proporre e suscitare l'uso delle figure retoriche, similitudine, metafora, eccetera, che i ragazzi ritengono in genere deputate alla poesia. Per la variazione lessicale la scelta interessa non solo sinonimi, ma anche perifrasi. Un esempio: anziché dire sindaco, il primo cittadino; anziché dire Verona, la città di Giulietta, la città in riva all'Adige. L'allievo dovrebbe anche porsi di fronte a iperonimi, iponimi, quindi è un'esplorazione a tutto campo rispetto al lessico. Certo, un parlato sorvegliato induce una previa consultazione del dizionario per certi vocaboli da impiegare in modo appropriato, in modo pertinente. Sono opportune liste di verbi categoriali, tuttavia, per cui se riferisco la ricerca di un esperto,
dice, afferma, rileva, osserva, evidenzia, precisa, puntualizza, eccetera. Una serie di verbi, ecco, che offrono un campionario, un patrimonio disponibile e quindi fruibile. Magari è possibile scavare all'interno di certi aggettivi. Alcuni aggettivi sappiamo essere tanto inflazionati. Un esempio, grande. Grande, in relazione al contesto, può risultare vasto, ampio, oppure significativo, rimarchevole, eccetera. Un lessico ripetitivo, scontato, scoraggia l'attenzione. In genere si ascolta molto volentieri chi si avvale di un lessico curato, incisivo, non appiattito. L'originalità attrae fortemente, quindi un incipit accattivante davvero catalizza l'attenzione. Il parlato spontaneo attinge a forme colloquiali, forme gergali. Invece il parlato monologico, pianificato in ragione anche del tempo a cui si appoggia, è più vicino per impostazione alla scrittura, agli strumenti della lingua pensata, calibrata, vagliata, potremmo anche dire meditata, perché no? Attraverso il parlato monologico pianificato i ragazzi possono pure godere della lingua. C'è un tratto di piacere nella scoperta della lingua, delle sue sfumature, delle sue risorse, e ne deriva pertanto un appagamento profondo per la mente e lo stimolo per una ulteriore ricerca lessicale. In fondo abbiamo colto che potere custodire protocolli del parlato monologico e riproporli anche a lunga distanza aiuta fortemente a migliorare il lessico, a confrontare possibili soluzioni e anche a prospettare livelli di progressiva ulteriore complessità. Di mezzo notiamo autonomia e responsabilità. Due parole chiave sicuramente all'interno della proposta del laboratorio RED.